In questo campo corriamo un rischio molto importante, molto particolare, che è quello appunto di assegnare fondi pubblici, che sono pure pochi in questo periodo storico, alle situazioni sbagliate. Noi crediamo fermamente che le gare al maggior ribasso siano uno di quegli strumenti che portano i soldi nei posti sbagliati, perché una gara al maggior ribasso favorisce appunto persone che non hanno problemi di avere soldi liquidi, perché società che non hanno problemi di questo genere, perché in un momento in cui gli enti locali sono scarsamente solvibili, non riescono a rispettare i tempi rispetto alla solvibilità, esiste solo una realtà che ha dei fondi liquidi. Appena siamo arrivati ci siamo trovati ad affrontare un tema particolare, che è stato quello di una gara al maggior ribasso rispetto alla manutenzione dei ponti, pertanto un tema delicato, perché la manutenzione dei ponti non è un tema sul quale si possa scherzare molto, e che abbiamo subito stoppato. Ora i nostri uffici stanno verificando come poter procedere, ma sicuramente non la chiuderemo a chi ha fatto il maggior ribasso, perché solo per dare un numero, quel maggior ribasso in particolare era del 58%. Credo che non sia opportuno procedere in questo senso.